Ciao a tutti ragazzi, io sono Andri e voi siete benvenuti oppure bentornati tra i miei pensieri. Oggi vedremo uno dei nuovi rumor usciti su Avengers 5, prossimo film sui Vendicatori che molto probabilmente uscirà nel 2022. Finora sono usciti veramente pochi rumor su questo film. C'era la possibile formazione e la data di uscita. Trovate qui nelle schede il link del video in cui ne parlo. Oltre alla formazione del nuovo gruppo e alla data di uscita, si specula molto sul possibile villain del film. Si pensava a Kang il Conquistatore, ma siccome la Marvel ha annunciato che questo film non sarà possente come Avengers Endgame, non mi immagino un villain così forte. Magari sì, molto probabilmente arriverà in futuro, ma non credo che in Avengers 5 già ce lo presenteranno. Poi si era pensato persino ad Hulk come villain del film, che magari il guanto dell'infinito l'aveva fatto diventare malvagio. E possiamo dire che questa voce è stata bocciata anche dallo stesso Mark Ruffalo. E ultimamente anche lui sta parlando molto di She-Hulk. Speriamo che Bruce Banner compaia anche lì. Allora, chi potrà essere il villain di Avengers 5? Lo vedremo in questo video. Prima di iniziare, però, vi invito a seguirmi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione, assieme al link di Pumpling, dove potete trovare questa fantastica t-shirt a tema Spider-Man Far From Home. Fino a fine mese, in occasione del 15° anniversario del sito, Pumpling ha organizzato l'offerta 3x30, quindi potrete prendere 3 t-shirt a soli 10 € l'una. Dalla quarta in poi sono sempre 10 €. È un'offerta stra-mega fantastica, trovate il link di Pumpling giù nella descrizione. Lasciate like a questo video, iscrivetevi se non siete iscritti e sigla! Chi potrà essere il villain di Avengers 5? Siete pronti a scoprirlo? Vabbè, lo avete letto dal titolo e dalla miniatura, l'avete già visto, quindi sì, Captain Marvel! Alcuni di voi staranno sicuramente dicendo: ma come Captain Marvel? Non era quella supereroina, la tizia lì, a cui è stato anche dedicato un film? Vabbè, film, quelle immagini che si muovevano sullo schermo per 2 ore. Sì, proprio Captain Marvel. Comunque questa del film era una parte ironica. Ora vi spiego meglio, perché proprio Captain Marvel potrebbe diventare il nuovo villain degli Avengers? Il rumor spiega che l'MCU sta prendendo spunto da una saga fumetti di un universo parallelo. Infatti qualche esempio potrebbe essere la caratterizzazione di alcuni personaggi come Nick Fury, poi anche la presenza di Ned in Spider-Man al posto di Harry. Questi sono altri universi e quindi il rumor ha anche immaginato la possibile presenza di una Captain Marvel posseduta. Sì, perché in alcuni fumetti quest'ultima viene posseduta da una coscienza aliena, più o meno quel che succede in X-Men Dark Phoenix, con Jean Grey che nello spazio assorbe questa fenice nera diventando appunto malvagia. Succederà quindi la stessa cosa alla Capitana? Forse diventando una villain ci sarà più hype per il film, visto che come supereroina non è che stia piacendo molto. Però, c'è un però. Ci viene detto che in Avengers 5 lei assorbirà questa fenice, chiamiamola così, perché magari appunto sarà proprio la fenice che si possesserà prima di Captain Marvel e poi di Jean Grey in futuro quando saranno aggiunti gli X-Men nell'MCU. Comunque in questo quinto capitolo si dice che Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, assorbirà questa potenza diventando cattiva, però poi ritornerà buona, al contrario di Jean Grey che muore. E il retroscena di questa malvagità verrà poi spiegato in Captain Marvel 3, che uscirà dopo ovviamente Avengers 5. Mamma mia ragazzi, stiamo andando veramente molto avanti nel tempo. Non è stato neanche annunciato Captain Marvel 2 e già stiamo parlando di Captain Marvel 3. Lasciate perdere. Ora vi dico la mia su questa possibilità di avere Carol Danvers come un villain. Secondo me, se questa potrebbe essere la scusa per introdurre Jean Grey e quindi gli X-Men nell'MCU, ci potrebbe anche stare. Ma se non è così e quindi quella presenza aliena non sarà la fenice, trovo un po' stupida l'idea di fare la stessa storia di X-Men Dark Phoenix e quindi copiare per metà quella trama, anche se il film su Jean Grey non è che sia andato così tanto bene. Ah, ecco, un'altra similitudine con Captain Marvel. Film non piaciuti al grande pubblico. Non è per niente una similitudine molto vantaggiosa. E quindi ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa succederà secondo voi in Avengers 5 e soprattutto chi sarà il villain. Sarà Captain Marvel oppure un altro personaggio da introdurre o che è già stato introdotto? Si pensava fosse anche Doctor Strange a un certo punto, ma non credo proprio. Se volete supportare il mio canale lasciate un bel like e iscrivetevi se non siete iscritti, mentre attivate la campanella per non perdere i video che usciranno in futuro. Seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione, assieme al link di questa fantastica t-shirt e ad altri consigli che vi propongo per altre t-shirt da acquistare per l'offerta 3x30. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale, Andri passa e chiude. Ciao!